nostra intenzione è dimostrare con questo filmato che anche il cinematore privo della disponibilità dei mezzi utilizzati per il cinema professionale può ottenere ugualmente risultati soddisfacenti. Convinti come siamo che il dialogo cinematografico tra autore e spettatore debba avvenire principalmente con immagini sottolineate da musica, abbiamo limitato il commento allo stretto necessario. Filtri, trascurati in genere dal cinematore, se usati con cognizione, possono dare un notevole contributo espressivo all'immagine. Un termocolorimetro sarà di valido aiuto per equilibrare meglio i colori, come si può osservare in queste immagini. L'utilizzazione delle alte velocità di ripresa è importante soprattutto per l'analisi dei movimenti. La ripresa accelerata in genere tende a ridicolizzare una scena, mentre invece la ripresa rallentata ne esalta l'effetto drammatico. La creazione di cartoni animati eseguita a fotogramma singolo non sempre viene utilizzata per divertire i bambini. La sovraimpressione, ormai abbandonata dopo l'avvento del caricatore Super 8, è realizzabile ancora con mezzi di fortuna, con risultati a volte spettacolari. In questo caso sono stati utilizzati due proiettori ed un congegno a specchi riflettenti. Thank you.
carrellata di fortuna dimostra che non sempre è necessario avere un operatore a nostra disposizione. La carrellata su teleferica che vedremo è stata realizzata con la stessa tecnica della precedente, sostituendo però l'obiettivo della cinepresa con un grandangolo, ottenendo così risultati diversi. Il parco lampade allestito per le riprese notturne è stato realizzato con 6 lampade da 1000 watt che servono unicamente a creare un'atmosfera. In effetti si ha l'impressione che l'attrice si muova illuminata dalla luce della sola lucerna.
trovare la radice di uno spuntone carnoso, a sforarlo con i tuoi pastrelli deliziosamente fino a toccare la punta tenera vellutata. Fichet, presentato da noi in maniera fin troppo solenne, non è altro che un aggiuntivo ottico che abbiamo abbinato ad un normale obiettivo. Infatti, ne amplia enormemente l'angolo di ripresa sino all'esasperazione. Sono un'efficace dimostrazione. Thank you.
Le riprese di piccoli soggetti o di animali fatte a brevissima distanza appartengono al campo della macrocinematografia. Per la realizzazione di tale ripresa esistono diverse soluzioni. La più semplice e meno costosa è quella di usare le lenti addizionali applicate all'obiettivo. Esse consentono di avvicinarsi al soggetto sino a una dozzina di centimetri. Un'altra soluzione è l'uso degli obiettivi trasfocatori macro, che hanno una profondità di campo assai ridotta. I risultati migliori si ottengono con obiettivi macro che richiedono però una cinepresa con possibilità di sostituzione dell'ottica. Tutto ciò non basta per ottenere buoni risultati. Occorre essere dotati di notevole pazienza e di una conoscenza specifica dell'argomento trattato. Quanto avete visto non rappresenta certamente una novità, di ciò ne siamo coscienti, ma siamo certi che questo lavoro stimolerà senz'altro la fantasia dello spettatore e gli darà quell'impulso necessario per vincere quei momenti di pigrizia che spesso lo fanno giustificare con la frase «Non ho i mezzi».